L'assessore ai lavori pubblici non si scoraggia e insieme ai professionisti dell'urbanistica e dell'ufficio tecnico riparte con l'apertura a stretto giro di un nuovo bando, sempre con la procedura del project financing, la sola che per un piccolo comune come Sansepolcro può portare a realizzare un progetto da poco meno di 5 milioni di euro, neanche poi tanti se si considera che il project è una tipologia utilizzata per interventi molto più costosi. E il progetto però è troppo impegnativo per essere gestito direttamente dal municipio e non solo dal punto di vista finanziario. Stiamo parlando del secondo ponte sul Tevere, l'infrastruttura cittadina fondamentale per la riprogettazione del traffico, al centro di un'apposita conferenza stampa che si è svolta a Palazzo delle Laudi dopo che nei giorni scorsi il tabellino di marcia per la cantierizzazione dell'opera per la fine dell'anno ha subito una brusca interruzione a causa del ritiro dell'azienda coinvolta, che doveva consegnare lo scorso 31 dicembre il piano economico asseverato, ritiro dovuto a problemi economici sopraggiunti a causa dell'andamento del mercato edilizio, che si sono ripercossi sulla stessa azienda, una SPA, la Costruzioni Generali, a cui purtroppo è venuta meno una fetta di capitale sociale, ma di cui il sindaco Polcri ha voluto sottolineare la serietà e la correttezza nell'operato e nel rapporto con l'amministrazione comunale. Non ripartiamo da zero, ma dal lavoro progettuale fin qui svolto, che va oltre il preliminare e che non è certo poca cosa, ha spiegato ai giornalisti l'assessore ai lavori pubblici Marco Frullani. Dobbiamo verificare se c'è una risposta di mercato. Abbiamo un progetto che soddisfa le esigenze che ci interessano come amministrazione, ad esempio una viabilità collegata al ponte dotata di piste ciclabili. Siamo forti delle indicazioni, delle valutazioni positive e di tutto il lavoro svolto per approfondire la funzionalità del progetto in seno alla conferenza dei servizi. Ma soprattutto rispetto a quando abbiamo avviato la procedura, oggi ci sono condizioni da porre nel mercato che si presentano con un'appetibilità ancora maggiore per le aziende che vorranno manifestare interesse. Il piatto di ieri, infatti, oggi è più ricco ed offre gli stessi beni da alienare, gli stessi servizi da gestire, che nel frattempo hanno aumentato il loro valore. Un esempio, tra i beni alcuni terreni, la cui lottizzazione ad oggi è quasi completata. Ma ancora le nuove normative, con il correttivo introdotto al codice degli appalti, ha ricordato Frullani, permetterebbero persino di mantenere gli stessi tempi. Certo, l'opera verrebbe completata da una successiva amministrazione. L'amministrazione Polcri dunque il lavoro ce lo ha messo, la fiducia ce la mette pure adesso. Forte di un progetto oggettivamente appetibile, si rivolge di nuovo al mercato, con un avviso che prevede la risposta in 60 giorni. Ma questo mercato, le agenzie immobiliari, gli istituti di credito, le aziende risponderanno? Segnali positivi, dice Frullani, cominciano a intravedersi.